Ho giocato in live con voi, ho farmato di notte. In qualche modo, ragazzi, sono solamente a due partite dalla fine della Power League. Un parto veramente. Proviamo oggi con due membri del club a finire, a vincere questa Power League, a sbloccare sta skin che neanche mi interessa più di tanto. Però bisogna farlo, ragazzi, bisogna farlo. In realtà non so perché bisogna farlo. In questo video parleremo anche della Power League in generale. Ma prima di iniziare, vabbè, ovviamente adesso andiamo a mandare i brawler, eccetera, eccetera. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi, oltre che i video, anche le live. Vi ricordo che sabato ci sarà una live di un torneo 1v1 su Brawl Stars. Le iscrizioni apriranno tra mercoledì e giovedì, e sabato appunto da 19 saremo in live con questo torneo di Brawl Stars. Non mancate né a guardarlo, oppure se volete partecipare, partecipate. Spoiler, parteciperò anch'io. Abbiamo cambiato mappa. Comunque stavo dicendo che siamo qui con due membri del club, quindi vi ricordo di entrare nei miei vari club su Brawl Stars: Club Andrews, Club Andrews 2 e Club Andrews 3. Soprattutto il lunedì dopo la Lega del Club, quella serie, non i giochi del club, dopo la Lega del Club, il lunedì verso l'orario di fine Lega, quindi non so, 15, 16, 17, espello le persone più inattive. Si creano quindi dei posti liberi per poter entrare nei tre club. Allora, la prima mappa non è delle migliori, sinceramente non mi piace molto, però se riesco ad utilizzare la mia Lola, che so usare tanto bene, già potrei trovarmi meglio del solito. Belle Lola Stu contro 8-bit Jesse Colt. A livello di team mi piace di più il nostro, dipende come giochiamo e come giocano loro, però dovremmo essere messi bene. Comunque spero di riuscire a vincere in due partite sole, perché ci mancano 4 round a dire la verità. Io dico due partite, ma mancano 4 round, quindi dovrebbe essere due partite vinte, fatte a modo, insomma, non vinte una partita. Cioè, se no ci metti 8 partite, metti un round a partita, ci metti 4 partite invece che 2. Comunque proviamo a vincere appunto. Gli avversari li abbiamo uccisi, non so neanche come. Ok, è morto anche il Colt. E parliamo un po' della Power League, ragazzi. Io la Power League continuo a criticarla da sempre, però io vedo che c'è gente che invece gioca solo alla Power League. Allora io vorrei chiedere a quel tipo di gente, se c'è qualcuno nei commenti mi risponda, cosa ci trovate nella Power League di tanto divertente che vi fa giocare così tanto a questo gioco? Cioè, c'è gente che gioca solo la Power League in generale e non gioca altro. Io veramente, ragazzi, non trovo motivo di giocare alla Power League. Uno, per le ricompense, che vabbè, in generale su Brawl Stars non ci sono ricompense per niente, né per la Lega dei Trofei, né per la Power League, né per niente. Ma poi, a parte quello, ragazzi, hanno aggiunto una cosa migliore della Power League, che si chiama Lega del Club, che quella almeno dà una ricompensa a livello generale, non solo a te stesso, ma anche al tuo intero club, che se ci tieni anche un minimo, diciamo, è più gratificante forse. A Power League, arrivati alla soglia della skin, poi la maggior parte dei player smette di giocare. Ci stanno player che o che non giocano, o che giocano solo la Power League, o che, come me, fanno la Power League solo per ottenere la skin e poi basta, non la giocano più. Quindi è una modalità che gioco solo perché c'è questa skin in palio, altrimenti non avrei motivo di giocarla. Non so, ragazzi, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro parere sulla Power League, perché ho visto che il mio parere non è condiviso da tutti. Da alcuni sì, ma non è un parere assoluto, insomma. C'è gente che l'apprezza, così come la scalata, che non è disprezzata da tutti, al contrario mio, che penso che gli serve un update. Anche la Power League, nonostante per me non abbia uno scopo effettivo, perché la modalità della Power League con i ban e i 3 pick sarà traslata nella Lega del Club, e secondo me è molto meglio fare quella in compagnia dei membri del club, eccetera, rispetto che giocare la Power League addirittura in solo con i random, ancora peggio. Cioè, c'è la gente che ci perde la vita su sta modalità senza, secondo me, un motivo. Cioè, non ha le ricompense adatte, che sono i punti stellari, che ancora non ci hanno trovato un utilizzo. L'unica ricompensa utile è la skin, ma dopo aver raggiunto la skin non si fa altro, quindi per ora non trovo il motivo di elogiare questa modalità, ma così come molte modalità del gioco, secondo me è la migliore attualmente appunto alla Club League. E non lo so, fatemi sapere la vostra. Me invece, parlando di update che vorrei alla scalata, alla Power League, eccetera, dovrebbe esserci a breve, ragazzi, un... a parte il lag, un Brawl Talk, vero? Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale, che potrei portarci una reaction e vediamo di discutere anche del futuro del gioco. Adesso mi sta laggando, penso, proprio la connessione, non tanto il gioco, quindi speriamo che smetta di laggare. Ho dei problemi di connessione con il telefono ultimamente, questo lo ammetto. Comunque stavamo dominando questa prima partita. Se riusciamo a vincere questa, ci mancherebbero altri due round, che speriamo di fare nella prossima partita e basta. Certo, adesso sono tutti e tre al centro, tanto full automira va bene comunque per la qualità degli avversari, insomma. Abbiamo beccato gente abbastanza scarsa. Ok, la prima di Power League ce la siamo portata a casa. Proviamo a vincerne un'altra e poi andiamo a provare la skin al volo. In realtà ho abbastanza punti, oppure me li tengo per qualche altra skin, perché comunque le skin di Power League, ok, fare le 70 win, 60, quante sono, però costano comunque tanti punti stellari, il che non è proprio la cosa migliore dell'universo. No, sta proprio laggando, perfetto. Ok, prima di fare l'ultima partita io direi di andare a valutare quanti punti stellari ho. Vediamo anche quanti ne prenderei, vabbè, da quella squadra. Sono arrivato a diamante 2 in singolo. Devo vedere in singolo quanti ne prenderei. Vabbè, i punti stellari non mi mancano, cioè no, aspetta, sono 22.000 o... no, non ce l'ho abbastanza, sbaglio? Costano 50.000, mi sa che manco la posso prendere la skin. E la Power League me ne dà 10.000, scusa, quanto costi tu? Ah, 25.000, non 50.000. Vabbè, comunque neanche ci possiamo prendere la skin, per farvi rendere conto. Il bello è che poi la Power League non dà neanche così tanti punti stellari, perché me ne dà 10.000 arrivando a diamante 2. E la Power League c'è ogni 70 giorni la ricompensa, quindi boh, pure i punti stellari sono inutili, ma sono anche difficili da farmare, cioè boh. Siamo in santuario, mappa un po' difficile, e questi
questi sono i brawler. E il primo, poi 8 bit e Bo che ci stanno dall'altra parte. Noi con Carl, Stecca e Dynamic non abbiamo un vero e proprio mid. Vediamo come va. Questa potrebbe essere una partita più difficile. Comunque il discorso sulla Power League l'abbiamo fatto. Per appunto cambi di modalità, ricompense eccetera, aspettiamo eventualmente il Brawl Talk, che magari mette le maestrie, mette qualcosa. Potrebbe essere interessante il prossimo Brawl Talk. Aspettiamo quello, ragazzi. Diciamo, ogni Brawl Talk c'è la speranza. Ogni volta viene delusa questa speranza, ma magari il prossimo sarà quello buono. Ogni volta diciamo così, però prima o poi dovrà arrivare il Brawl Talk buono. Io non penso che smetteranno proprio di fare aggiornamenti recenti in questo gioco. Prima o poi qualcosa dovrà arrivare. Quindi speriamo nel prossimo Brawl Talk. Voi continuate a seguire il canale per scoprire il mio parere su eventuali aggiornamenti futuri. Noi facciamo una bella ulti che dovrebbe uccidere il Bo. No, lo uccide adesso. Come ha fatto a prendermi quel colpo? Era finito da 3 ore. Bo era morto da mezz'ora, ma mi ha ucciso. Va bene. E niente, speriamo nel Brawl Talk. E adesso proviamo a vincere sta Power League. Ma nel video di oggi, appunto, vinceremo solo la Power League. Non ci sarà, oh mio Dio, non ci sarà nessuna skin da prendere. Ok, uccidiamo il Bo con i rimbalzi. Non ce la faccio nemmeno. Dai, ok, ucciso il Bo. Poi ultiamo, anche se prendere il primo sarebbe stato abbastanza gratificante. Curiamoci un attimino e avanziamo da questo lato. Se ti metti con Stecca da questo lato, diciamo hai vinto, perché con i colpi rimbalzanti nessuno può niente contro di te. Ti metti qua tipo e puoi colpire tutti. Poi vabbè, ovviamente mi uccidono, ma nel frattempo i miei compagni da sotto sono arrivati. Guadagni tempo per i tuoi compagni, fai un po' di danno, mettersi in quell'angolino con Stecca a volte porta alla morte. Ovviamente erano in 3 contro 1, ma molto spesso ti porta semplicemente a guadagnare tempo per i tuoi compagni e quindi potenzialmente aiuti il tuo team alla vittoria. Proviamo una bella ulti. Ho preso in realtà solo la torretta di 8 bit, neanche gliel'ho distrutta probabilmente. Niente, ho dovuto lasciare un dime, sono scarsissimo. No, il ribaltone no, il ribaltone no. Hanno la torretta all'1%. Non ho parole, no, il ribaltone no, il ribaltone no. Siamo tutti morti, non ci credo, hanno la torretta all'1%. Benissimo, abbiamo perso con l'1% della loro base, perfetto. Diciamo, il lag temporaneo che mi sta tirando al gioco non è molto positivo. Io spero che si risolva o almeno non si ripresenti in questa partita. Beh, il primo non dovrebbe essere un problema. Loro non hanno neanche un team forte, non so con cosa ci abbiano fatto danno. Penso con 8 bit con la torretta, perché per il resto non hanno per niente un team forte. Poi facciamo una bella ulti, continuiamo a ittare, che boh, non dovrebbe essere in grado di ittarmi o da oltre le mura. Io non capisco come faccio, infatti lo uccido. Non capisco prima come abbia fatto a uccidermi. Facciamo una ulti così, perfetto. Dovremmo aver ucciso 8 bit, ci ricarichiamo la vita provando a uccidere il Bo. Noi ragazzi ci mettiamo in quest'angolino, dovremmo distruggere l'intero team avversario. Non dico tanto. Oh, guardate la loro base come sta venendo devastata. Oh, che bellezza, che bello. Ragazzi, sta al 4%, mi basta caricarmi una ulti oppure fare qualche colpo casuale. Non proprio casuale, cioè li facciamo anche rimbalzanti magari. Perfetto, 900 di vita ragazzi, basta un hit di Dynamic. Abbiamo vinto la partita in speedrun, perché prima abbiamo perso? Come abbiamo fatto? Niente, persa, dobbiamo fare un'altra partita solo per vincere un altro round, va bene. Il 59 su 60 doveva arrivare. Contro abbiamo Maxine, Energetic e Mortis, va bene. Dobbiamo vincere solo un round, neanche la partita in generale. Possiamo vincere un round e anche poi disconnettermi, non lo so. L'importante è vincere un round solo. La mappa è sala giochi di cristallo, in teoria il mid è Bell, ma Divano ha deciso di pushare. E uccidiamo il Mortis, in realtà allora, è Raffa Gemme, non devo uccidere la gente. Stavo giocando come se fosse ricercati in realtà, però ok. Energetic sta giocando super safe, ma non ne vedo il motivo. Lì si può uccidere la Maxine se fossi capace a giocare a questo gioco, ma indovinate un po', non lo sono. Maxine, puoi morire, da 3 ore che c'ha 400 di vita, ragazzi. Non riesce a morire la Maxine. Vabbè, il Mortis muore. Spero che Maxine venga uccisa dal nostro... No, mettiamo questo gadget. Vai Carl. Non muore la Maxine, ragazzi. La Maxine è immortale. Ok, poi mi curo. Lui mi usa una ulti addosso. Io però mi sono curato senza che lui lo sapesse. Perfetto, abbiamo 18 milioni di gemme. No, prendi tu, Bell. E niente, mamma mia. Aiuto. Bell, Carl. Unito, vai Carl, difendici da Surge. Abbiamo un botto di gemme, ma dobbiamo fare attenzione all'energetic, appunto. Ok, ha 2 di vita. C'è anche un Mortis che può essere problematico. Non l'energetic, ma Mortis ed energetic insieme possono essere problematici. Muore il Surge. Il Mortis è morto. C'è la Maxine. Bravi miei compagni di squadra. Prende tutto il Carl. Perfetto. Se il Carl va a camperare incredibilmente, potremmo anche vincere. Diventiamo invisibili. Andiamo sull'energetic, che forse è il più pericoloso. Ma non faccio danno con Leon. Va bene, io in questa partita non ho mai fatto danno praticamente. 3, 2, 1 e finisce la Power League, ragazzi. Dopo anni e anni e anni. Appunto, mi avete aiutato voi in live. Un po' ho dovuto farmare da solo di notte. È stato incredibilmente difficile. E adesso mi state aiutando un po' voi. Però ce l'ho fatta a finire sta Power League. Veramente un parto. Il bello è che ho finito anche il pass senza accorgermene. Quindi sul primo account più o meno ho fatto tutto. Adesso mi dovrei dedicare agli altri account, almeno per i pass, perché sono molto molto indietro. 1 e vinta anche la seconda partita. Perfetto. Siamo andati di un round oltre le 60 win. Perfetto. Quindi concludo la mia stagione di Power League con Diamante 2 in single.
singolo e oro 2 a squadre. Non male, non lo so in realtà. Opzione acquisto, skin esclusiva, la mostriamo. Ma non ho i punti stellari a sufficienza. Non che la skin mi faccia impazzire in sé per sé. Però almeno abbiamo finito tutto. Prenderemo 10.000 punti stellari a fine stagione. Non so se un push fino a qua di Power League, fino a Lega Campioni, sia fattibile. Non credo. Anche perché a un certo punto poi il gioco ti inizia a mettere contro gente veramente OP. Quindi mi accontento dei miei 10.000 punti stellari e speriamo bene le brutto il futuro. Non so che altro dire. Fatemi sapere nei commenti come siete messi voi in Power League per le 60 win, se le avete già fatte, se non avete proprio giocato, se siete a metà. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Vi ricordo appunto che il giovedì e il sabato dalle ore 19 mi trovate in live. Vi invito ad andare a vedere questo video in cui vado a finire il Brawl Pass di questa stagione. Ciao!